signore e signori, su Telegarage Mare Viaggi, per quanto riguarda il canale di ricette da sballo. Da come avete visto, faremo oggi i ravioli. Se non è una puntata dedicata proprio a cucinare un raviolo, perché poi in fin dei conti un raviolo non è questo arco di scienza. Voilà, questi qua, questi ravioli che sono buonissimi, questi qua sono ricotta e chips. Ricotta e chips sarebbero funghi porcini. Allora, perché faccio questa trasmissione? Faccio questa trasmissione per parlare dei condimenti dei ravioli. Allora, a volte noi abbiamo dei problemi con i ravioli. I ravioli, intendo ravioli e intendo anche tortellini, perché quando abbiamo questi prodotti non sappiamo mai come condirli. Allora, quindi vi dirò alcune cose che potrebbero andare bene per tutti i tipi di ravioli e di tortellini. Allora, spieghiamo prima la cosa, che il raviolo o il tortellino è una pasta di per sé già molto saporita. Allora, se voi mettete in grandi quantità oppure fate un condimento che sia troppo, sia di quantità che di gusto, voi praticamente perderete tutto il gusto del raviolo, perché il raviolo, essendo una pasta ripiena, quello che deve essere valorizzato è il ripieno del raviolo, non è il se per sé il condimento. Il condimento, voi lo andrete a fare un condimento buono, un condimento più marcato, diciamo, di gusto, quando fate la pasta che non è ripiena. Quindi quando fate una pappardella, quando fate una pennetta, dovete fare un bel condimento, una grande quantità di condimento per fare in modo che la pasta si insaporisca. Quindi in quel caso là il condimento è veramente molto importante. Nel caso del raviolo, il condimento diciamo che serve solo per evitare che la pasta si va a attaccare l'una dall'altra, perché questo procedimento è molto importante, perché altrimenti voi andrete a perdere il gusto del raviolo interno. Allora, come si possono fare i ravioli? Allora, i ravioli in genere noi li facciamo con la classica panna e prosciutto, però ci sono veramente tanti tipi di condimento. Parliamo prima del primo condimento, la panna e prosciutto. Facile da preparare: un po' di burro, fate un po' imbiondire il prosciutto nel burro, dopodiché a fine cottura dei ravioli aggiungerete la panna, un po' di pepe al limite bianco e otterrete. Ma tutto deve essere fatto in piccole quantità. Potete semplicemente condirli con del burro, del pepe bianco e potete utilizzare dell'erba cipollina. Potete poi inserire in questo composto delle piccole pezzettini di speck, ma in quantità minima, perché lo speck è molto profumato, quindi potete perdere il gusto del raviolo. Vengono così profumati allo speck, però il gusto del raviolo internamente. Quindi ripetiamo: un po' di burro, un po' di erba cipollina, pochissimo di cipolla. Quindi potete aggiungere poi lo speck alla fine cottura, quando andrete a mischiare tutto. Lo potete fare con una purea di piselli: scaldate un po' di piselli in acqua salata, dopodiché li mixate, li fate diventare una purea e li potete soffriggere con pochissimo di cipolla e aggiungere anche del parmigiano reggiano, che io sconsiglierei l'aggiunta di altri formaggi quando avete ravioli con ricotta e funghi, ricotta e spinaci. Eviterei di aggiungere altri formaggi tipo parmigiano, eccetera eccetera. Un altro modo può essere fatto con le vongole. Potete fare delle vongole in bianco,
molto molto saporito, questo sughetto molto saporito, mettendo però per quanto riguarda ravioli, ricotta e spinaci, quindi potete fare una cosa molto 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 gustosa, molto fine. Potete farli con una purea di zucca, la stessa cosa. Li potete fare con delle noci, utilizzando delle noci e dei pinoli che vengono siano scottati in un po' di burro, e voilà, il gioco è fatto. Potete fare veramente tantissime e tantissime. Potete cuocerli con un misto di verdure che sono tagliate a dadini, quindi potete mettere maggiormente, che ne so, le zucchine. Potete tagliare delle zucchine a dadine, le potete cuocere per qualche minuto in padella, dopodiché potete aggiungere della panna. Quindi, cioè, sono veramente tanti tanti modi. La capacità di noi italiani è quella di creare tanti tanti modi differenti di fare questo straordinario piatto che è tutto italiano, che rappresenterebbe il raviolo e il raviolo e il tortellino, che tra parentesi possono essere anche fatti in brodo, sia di carne che in vegetale. Quindi, cioè, una pasta che è completa, completa, ma non dobbiamo esagerare nel condimento, né nella quantità e né nel gusto. Non bisogna fare un condimento troppo gustoso, perché si perde il valore del raviolo. Quindi oggi noi faremo questi ravioli. Adesso scendo, perché sono le 10 di mattina, quindi scendo e mi faccio venire qualche ideina per fare questi ravioli ricotta e come cazzo si chiama? E funghi porcini. Quindi a più tardi su Telegarage o Mare Viaggi vi faccio vedere un mio modo di preparare questi ravioli. Ok? A più tardi, ciao! Ah ragazzi, per quanto riguarda la ricetta dei ravioli, guardate qua, però poi vedete quell'altra ricetta. Bella, eh? Poi vedete l'altra ricetta come ho fatto, perché altrimenti è troppo, praticamente un casino. Allora ragazzi, quindi continuiamo con i ravioli. Allora, per i ravioli un sughetto semplicissimo. Questi ravioli che noi faremo con ricotta e funghi porcini, li andremo praticamente ad accompagnare con un sughettino fatto di noci della California. Mi trovo perché onestamente sono stato in California poco tempo fa, che facevo? Non mi prendevo le noci della California. Quindi è proprio indicato per nuovo della California. Potete fare anche un'altra cosa. Fatto questo sughettino, che vi faccio vedere, è molto semplice. Potete anche tagliare, non lo farò, però potete tagliare questi spinaci, che sono spinaci all'insalata, freschi, così li sminuzzate e li mettete sopra. Potete farlo, io non lo farò perché me ne voglio mangiare così. Allora, prendiamo 40 grammi di burro. Come state, bisticciani? Sono poche bevono. Voi mangiate tutti noi un dote. Mangiate, pisciate e cagate. Mangiate, pisciate e cagate. Non mi voglio dire a babbo. Allora, utilizzeremo. Aspetta, mi stanno distraendo. Le noci mi stanno distraendo e loro mi stanno distraendo. Basta, babbo. Metteremo. Allora, gli ingredienti sono questi: 40 o 50 grammi di burro, poi una bella quantità di noci che andremo a sminuzzare in uno sminuzzatore,
del provolone affumicato e del formaggio parmigiano reggiano. Questo è tutto il casino, però adesso vi faccio vedere come si fa. Voilà. Ehi, non può bisticciare. Ma c'è il tacchi nucleare, lo fa mangiare tutto lui. Andiamo, babbo. Uno sminuzzatore. Bella quantità di noci. La noce si deve sentire. Non deve diventare polvere. Deve essere appena appena sminuzzato. Potete mettere anche delle nocciole. Non lo faccio però. Delle nocciole e potete mettere anche i pinoli. Non li mettiamo i pinoli. Se mangiate i pinoli. Ah. Però i pinoli li lasciamo così. Che sono belli i pinoli così. Noce e pinoli. Allea! Allora, una ciotolina così, mettete le noci che avete adesso sminuzzato, mi raccomando non devono venire polvere, una bella quantità di pinoli, voilà. Se volete potete mettere le nocciole. E potete mettere le mandorle, però poi non lo faccio. Andremo a sciogliere i nostri 50 grammi di burro. Non so. Gli invitati che di oggi che vengono a mangiare stanno tutti quanti a dieta. Ah! Dovreste pensare come sono contento io, no? Che a così non mangiano niente. Chi l'hanno fatto lo dicono solo perché non vanno a mangiare a cucina italiana. Faccia rossa. Allora, quindi facciamo sciogliere il nostro burro. Allora, la scamorza posa benissimo questa qua fumata. Affumicata. La scamorza fumata. Allora, questa qua affumicata posa benissimo con le noci, quindi ne prendete una quantità così, è ovvio che chi taglia, perciò nella cucina uno non ha mai fame, che tagli e assaggi, tagli e assaggi. Allora, il nostro burro si è quasi sciolto, quindi possiamo pensare all'operazione del formaggio dopo. Ale! Mettete sotto i piedi! Voilà! Il burro è quasi praticamente sciolto. Fate sciogliere così e mettete la granella, la fate tostare se no un minutino. Quindi fate tostare giusto un minuto, per il momento non aggiungete sale. Dopo vi conserverete dopo un mezzo bicchierino di caffè di acqua di cottura che è salata, quindi accompagnerete il piatto. Voilà, sono praticamente tostati. Voilà, può andare, quindi chiudete giusto un minutino. Dopo aggiungeremo
i ravioli qua dentro, quindi chiudiamo sotto al fuoco. Allora aggiungeremo i ravioli qua dentro, accompagnando con mezzo bicchierino di caffè di acqua di cottura e più poi il formaggio, miscelando sempre. Bella, ragazzi, la mia torta Van Gogh. Mamma mia, signora Antonio. Allora ragazzi, allora è pronto. Bellissimi tortellini. Abbiamo messo, vedete, il formaggio affumicato. Abbiamo messo le nostre noci, i nostri pinoli. Quindi buon appetito a tutti da Paolo Orlando, Tenere Garage Mare Viaggi. Viali Luca Pre. Mamma mia. È prontos. Di allilu, tu a mangiare, di allilu che tu a mangiare. Tu a mangiare, là va? Oui, no problem, quando piace salop va a mangiare. Ok, allora ragazzi, a più tardi, ciao.